Mister, allora, prima giornata qui a Bassano, come sarà questa nuova formazione giallorossa? Adesso come sarà? Fatica a dirlo. Io spero che riuscire a mettere su una squadra insieme con il presidente e con il direttore forte dal punto di vista temperamentale, con grande organizzazione e che dia soddisfazioni al pubblico bassanese. Ecco, al di là dei nomi, infatti la caratteristica insomma, delle squadre che lei ha seguito è proprio quella di dare grande temperamento, grande motivazione anche dal punto di vista psicologico e mentale. Sì, ma adesso quello penso che lo facciano tutti gli allenatori. Io spero di metterci qualcosa in più anche dal punto di vista tattico, perché se siamo messi bene in campo le cose sono più semplici per tutti. Per quanto riguarda il modulo, in conferenza stampa si è accennato insomma ad un iniziale 4-4-2. Sì, la base è quella, perché credo che i giocatori che abbiamo in rosa si adattino bene a quel tipo di modulo e dunque almeno inizialmente proporremo quella situazione tattica. Bassano, che l'anno scorso ha chiuso ai play-off, il presidente ha detto l'obiettivo è quello di fare meglio. È una dichiarazione che dà motivazione, insomma rende un po' più pesante questo compito comunque importante, insomma c'è grande aspettativa. Ma guarda, io per mia concezione personale non guardo mai a quello che è stato, non guardo neanche a quello che sarà, guardo all'oggi, sono una persona estremamente pratica, giocheremo ogni partita per cercare di vincere naturalmente, poi vedremo alla fine come sarà andata. Penso che l'idea debba essere quella, dare il massimo in ogni gara, in ogni allenamento.